È giunta la 45esima edizione, la stagione dei concerti dell'Associazione Amici della Musica Walter De Angelis di Campobasso. Un traguardo importante, come testimoniano gli 890 concerti eseguiti in 45 anni ininterrotti di musica. Anche quest'anno 6 mesi di programmazione e 20 concerti in programma, selezionati dal maestro Piero Niro, direttore artistico dell'Associazione, che va avanti malgrado la crisi. Noi stiamo cercando di continuare proprio perché è la 45esima edizione. Le difficoltà sono tantissime, però crediamo fermamente che continuare a dare una testimonianza della cultura musicale in questa città e in questa regione sia fondamentale. Per questo abbiamo fatto una programmazione anche quest'anno che, nonostante le difficoltà, ha cercato di offrire grande qualità artistica, perché avremo 20 concerti nell'arco di 6 mesi che offriranno al pubblico molisano l'occasione di ascoltare i più importanti protagonisti della musica classica internazionale. Sotto questo aspetto posso fare riferimento a Yuri Bashmet, che insieme ai solisti di Mosca farà un concerto sicuramente memorabile, a Krylov, uno dei più grandi violinisti al mondo, oltre alla presenza dell'orchestra La Verdi Barocca, che è un'orchestra di Milano di grandissimo livello internazionale. È una scelta importante perché noi abbiamo realizzato qui tutte le nostre ultime stagioni. Il nostro auspicio è che questa sede bella, prestigiosa, che molte città invidiano, possa continuare a lavorare, perché veramente è un gioiello per la nostra città e per la nostra regione. L'inaugurazione è sabato 19 alle 18:30 al Teatro Savoia, con l'esibizione dei solisti dell'Orchestra Filarmonica Italiana, con Giancarlo De Lorenzo alla direzione e Cecilia Loda al mandolino. Un programma dedicato alle musiche per mandolino e orchestra di Pergolesi e Vivaldi. Ma gli artisti che si alterneranno nei concerti sono tutti nomi di rilievo del panorama musicale, come Sergej Krylov, Domenico Nordio e Francesca Dego. Ultimo concerto sabato 29 marzo. E il presidente della regione Paolo Frattura, intervenuto alla presentazione del cartellone, ha ribadito che il Teatro Savoia non chiuderà, al di là delle difficoltà, ha detto, garantiremo la continuità.